La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa Santa Messa ricordiamo Giacinto, Incoronata e Nicola. E intanto chiediamo perdono di tutti i nostri peccati per chiediamo perdono di tutti i nostri peccati per celebrare degnamente la Santa Messa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E subito la beata sempre vergine. Gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore vostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che trovi il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accolgi la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni da Baal Salisà venne un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novelle che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Egli replicò: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore, parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano
e saci il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e saci la tua vita. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca e quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quando ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero, riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Cancelli i nostri peccati. Una premessa. Il Vangelo di oggi è
secondo Giovanni, domenica scorsa Marco. Perché dico questo? Per capire com'è che la Chiesa giostra una domenica un Vangelo, un'altra domenica un'altra, e così senza... No, la Chiesa segue un ordine ben preciso. L'anno liturgico è costituito da 3 anni, vero? Anno A, anno B, anno C, la domenica. E nell'anno A noi ascoltiamo il primo Vangelo, che è secondo Matteo. Nell'anno B, secondo Marco, secondo l'ordine che troviamo nella B. Nell'anno C, secondo Luca. E Giovanni? Giovanni riempie gli spazi vuoti che troviamo nel Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco è corto, è più corto. Allora adesso per 5 domeniche sentiremo il Vangelo di Giovanni, non solo in queste domeniche, però anche in altre circostanze troviamo il Vangelo di Giovanni. Quindi ecco, sentiamo questo Vangelo meraviglioso, che tutti sono meravigliosi, però Giovanni un po' più toccante. Nella prima lettura abbiamo sentito un racconto analogo, il profeta Eliseo che preme il profeta, la gente muore di fame, c'ha fame, allora arriva un cesto di pane e che ci fa? Viene a San Giovanni in casa la gente che muore di fame, viene uno che un cesto di pane, che ci fa? Il profeta dice: desertarlo, distribuisci questo pane, non ti preoccupare. E distribuisce, mangiarono tutti e ci avanzò pure. Ecco, già questo è un segno del Messia che farà qualche cosa del genere, ma ancora un po' più eclatante quello che fa Gesù. Ecco, Gesù non era un gruppo di persone che vanno come da Eliseo. Quanti erano? Mi sembra 5.000, qui erano 5.000 uomini, senza contare le donne, i bambini, che non contavano niente le donne, invece contano come io e noi, e abbiamo la stessa importanza davanti al Signore, uomo e donna, non fa distinzione il Signore. Ecco, quindi 5.000 più l'altro, tanta gente là, dietro a Gesù, tanta gente. E noi, fratelli, andiamo dietro a Gesù. Consideriamoci veramente privilegiati, perché sentiamo questo fascino di Gesù. Siete innamorati di Gesù, no? Dobbiamo sentire il fascino del Signore. Perché è grande, buono, bello, è tutto il Signore. E questa gente lo seguiva perché vedeva che risolveva i problemi, soprattutto le malattie, guariva Gesù, faceva del bene a tutti. E giustamente lo seguiva. Seguire Gesù è tutto di guadagnato. Stare lontano da Gesù, beh, lasciamo la parte migliore della nostra vita, non seguiamo il personaggio che può dare significato alla nostra vita, può dare senso. Che senso ha la nostra vita? Senza Dio non ha nessun senso. Con il Signore, con tutto quello che ci ha detto Gesù, allora sì che è una vita veramente privilegiata rispetto a tutti gli altri esseri. L'uomo non si può paragonare a un cane, un gatto, un elefante, qualsiasi altra creatura che il Signore ha fatto venire al mondo. No, non è. Noi siamo figli di Dio, e che privilegio. Quindi ecco, seguire Gesù significa avere la garanzia di una vita che ha un senso ben preciso. Un giorno ci troveremo a godere nell'altro mondo, davanti al Padre Celeste, insieme a tanti miliardi di nostri fratelli.
e sarà la festa eterna. Comunque, ecco, il Signore ha compassione di chi soffre, ha compassione di chi ha fame, non resta indifferente, non resta indifferente dinanzi alle nostre sofferenze, le nostre privazioni, le nostre malattie. Vediamo che Gesù, dove passava, faceva del bene, guariva, perciò andava la gente dietro di lui, perché è venuto il guaritore, quello guarisce, quello ha fatto camminare quel zoppo, ha fatto vedere i ciechi, andava dietro a Gesù. E Gesù dovunque andava, ecco, non era indifferente di fronte alla sofferenza degli uomini. Sentiva questa, lui condivideva in tutto e per tutto i problemi degli uomini. Oggi lo troviamo come va incontro alla fame. L'uomo ha bisogno di mangiare, l'uomo ha bisogno di alimentarsi, e risolve questo problema. Interpretato male, naturalmente la gente dice: ma questo è il Messia che ci ha dato a mangiare a uffe senza lavorare, andiamo di, facciamolo re, il nostro re. E Gesù: no, non sono venuto per fare il re, almeno il re di questo mondo. Certo che è il re Gesù, no? Gesù. Quindi mentre la gente sta pensando di farlo re, lui si ritira e ecco. E ci fa pensare unicamente a questo: fratelli, se abbiamo bisogno di qualsiasi cosa, non tiriamolo fuori dal nostro, dalla nostra vita il Signore. Tutto può risolvere il Signore, non a modo nostro, non a modo nostro, non come pensiamo noi, ma come pensa Lui, che è il meglio per noi. Noi purtroppo con la nostra testa pensiamo che la salute è tutto, il benessere è tutto, invece Gesù la pensa diversamente, no? Pensa diversamente, pensa che l'al di là è tutto, là avremo la felicità massima. Questo mondo, andare verso questo traguardo che rappresenta proprio il traguardo degli uomini. Intanto Lui ci sta vicino e non ci lascia soli nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi. Il miracolo di oggi dimostra questo, ci sta vicino. Però poi non soddisfa le nostre volontà. Questi volevano che facesse tutti i giorni questo miracolo. No, che miracolo, dovete lavorare anche voi per procurarvi quello che vi serve nella vita. Io certo vi aiuto, dice il Signore, però fate la parte vostra in questo mondo. E quindi ecco quello che ci dice il Signore, ci aiuta senz'altro, ci dà la capacità di risolvere anche noi i problemi. Generalmente facciamo con le nostre capacità, risolviamo i problemi, ma se ci troviamo con l'acqua alla gola, ci viene incontro anche in questi momenti, nelle infermità, nelle qualsiasi problema. Dobbiamo fare la nostra parte, avere fiducia nel Signore. E poi le cose non vanno come vogliamo noi, affidiamoci a Lui. Vedo qui, sono passato a Tora a visitare una famiglia, ho approfittato di questa distanza minima per salutare poi, conoscete anche voi, perché lei è di San Giovanni, si è sposata lì. E tra le tante cose, parlare della nostra storia, ho detto, io parlo di cambiamenti, di frati, quell'altro e qua, ho detto io sono stato manovrato, insomma, mi hanno mandato da tante parti, tra cui sono stato anche qua 4 anni, e dove sono andato con molta difficoltà. Quando sono stato cambiato da qui a Roma, e poi sono stato cambiato altre volte. E sapete che il posto dove mi sono trovato meglio, dove è stato? Qua, no? No, a Roma.
dove sono andato con mal, proprio mal, con malincuore a Roma, e là mi sono trovato più realizzato, diciamo, che poi facendo la volontà del Signore, dove è meglio, dove non meglio, dove ti manda il Signore là il posto giusto. Quindi, a proposito di che? A proposito di quello che programma il Signore, che non è il nostro programma, e noi dobbiamo stare non al nostro programma, ma al programma del Signore, il quale tante volte è difficile. Tante volte il Signore ci inserisce una sofferenza particolare che non è, che gradiamo tanto, difficoltà particolari, ma se guardiamo la vita di Gesù, è stata una passeggiata in mezzo a noi tutta la sua vita. Quindi ecco, seguiamo sempre la volontà del Signore, cerchiamo piuttosto di capirla questa volontà del Signore. Certo, certo, dobbiamo capirla, e si capisce attraverso una preghiera, attraverso un consiglio, tante strade. Però una volta capita la volontà del Signore, e facciamo quella volontà, che ci troveremo bene. Se non altro, sicuramente ci troveremo bene nell'aldilà. Là il paradiso non comprende le sofferenze, là è il traguardo finale dove tutta gioia, tutta pace, tutto godimento, perché stiamo nella contemplazione del Signore, che è l'immensa bontà, l'immensa gioia, l'immensa bellezza, l'immensa beatitudine. Però la strada è questa. Il Signore ci sta accanto, ci aiuta, andiamo avanti, fratelli, andiamo avanti con questa sicurezza, con questa certezza che il Signore non vuole il nostro male, vuole il nostro bene. Ma quella cosa non ci voleva, lascia perdere. Se l'ha permesso il Signore, è per il nostro bene. Quello che conta non è le tappe della nostra vita, ma è il traguardo. E il traguardo è il Signore stesso. Sia lodato il Signore. Credo in un solo Dio, Padre, fratelli e sorelle, a Gesù che accolse i pochi panni del ragazzo per offrirli al Padre, presentiamo la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
quanti sono impegnati nel duplice servizio di assicurare a tutti il pane eucaristico e il pane della tavola. Preghiamo. Signore Gesù, tu che fosti attento alla fame del popolo che ti circondava, insegnaci a rivedere il nostro stile di vita, perché nessuno sulla terra sia oppresso dalla miseria. Preghiamo. Ascoltaci, Signore Gesù, tu che fosti attento ai bisogni della folla, suscita nell'umanità del nostro tempo una cultura dell'attenzione e del sollievo, perché nessuno venga scartato. Preghiamo. Signore Gesù, che fuggisti quando volevano farti re, libera la nostra comunità da ogni tentazione di potere e insegnaci a diventare servi gli uni degli altri. Preghiamo. Ascoltaci. Signore Gesù, questa è la nostra preghiera. Accoglila e presentala al Padre tuo perché la esaudisca al di là di quanto noi stessi possiamo sperare. Tu che vivi e regni dai secoli dei secoli. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifica la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la Tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nel inno di lode. Santo, 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 Signore. Cielo e terra, Signore, la tua gloria, osanna nella gloria.
veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come a noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto il nostro, e donale l'unità e la pace secondo la tua volontà.
pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che tu hai. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.